Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly. Voglio raccontarvi una storia, la storia di un messaggio che ho mandato a tutti i venditori AliExpress cinesi con cui sto lavorando in corso delle transazioni e alla risposta che mi ha dato uno di questi venditori. Dear friend, given the sad medical situation grown during the Spring Festival holidays and the consequent strict controls of hair companies, European government has explained the possibility of some longer delays for both local customs operations and general air traffic regarding especially airplanes from China and Hong Kong directed into the EU. We have all to deal with this situation, and we can only hope for the best about a fast and safe end of this emergency. Moreover, I know in your own country you're experiencing some troubles due to this sad emergency, including a bit of extension on the holidays period. So, to better deal with those delays, I inform you that I've extended the elaboration time for the items in this order to around 30 days. Therefore, I will wait with no problem. Go ahead and take all the time might be useful to elaborate and ship my order. Moreover, I kindly ask you on this transaction, after shipping, to kindly extend the usual protection time up to 75 to 90 days. Even customs operations in EU and Italy are experiencing some slowdowns due to this situation. Obviously, this is not your fault, and I promise I will not, under any circumstance, consider you guilty of anything. Contrarywise, I promise I will absolutely leave 100% positive 5-star feedback at delivery. Finally, again, let me wish all your colleagues and families and you a strong good luck for everything in this sad moment, and have a marvelous year of the rat. Those little difficulties will be just a little cloud before the sun shines again. A big hug and greetings from a little Italian reseller. E la risposta. Dear friend from Italy, thank you very much for your understanding and greetings. This is the warmest thing I've heard this year. Don't worry, I will extend the protection period for you. Best wishes. Prima di cominciare questo vlog, dirò una cosa molto veloce. C'è chi in questo momento pensa che il coronavirus sia stato creato in laboratorio come un'arma batteriologica che poi è sfuggita dal controllo. E vi risponderò facendovi notare una cosa stupida. Il sarin, che è un agente nervino, uccide dalle 5 alle 24 ore dopo l'esposizione. L'antrace provoca sintomi violenti entro 1-2 ore ed è letale entro 5 giorni. Il botulino richiede dalle 12 alle 48 ore dall'esposizione per vedere i primi sintomi e tende a essere letale dopo 4-5 giorni. La ricina richiede dalle 10 alle 24 ore per mostrare i primi sintomi molto violenti ed è letale tendenzialmente entro i 5-7 giorni. Il coronavirus, dopo 2 settimane di incubazione, si sviluppa come un raffreddore. Se una persona ha il sistema immunitario particolarmente compromesso, può svilupparsi come una polmonite e, in alcuni casi, essere letale. Stamattina, guardando il conteggio sul sito che vi lascio linkato sul doobly-doo, eravamo arrivati a 34.000 casi in tutto il mondo, tra cui 724 morti, ma a stamattina le guarigioni complete sono state 2076. Ora io mi chiedo se chi realizza un'arma chimica ha intenzione di uccidere le persone velocemente, come fanno centinaia di agenti chimici e biologici che già esistono, o se pensa che sia più intelligente creare un'arma chimica che fa venire un raffreddore che forse uccide un po' di persone, ma a cui moltissime persone possono guarire, o se è più probabile, appunto, che sia un normale virus, come purtroppo ce ne sono molti nel mondo, che ha una sua mortalità, ma che può essere anche sconfitto, un agente biologico così poco funzionale. Vorrei approfondire un po' meglio il discorso di tutte le bufale, di tutte le situazioni che girano intorno al coronavirus, e lo facciamo oggi in questo episodio di Diario di Viaggio on the Road. In
in un vecchio episodio della trasmissione Mythbusters i ragazzi si chiedono se sia vero che una persona raffreddata, una persona influenzata, con i suoi gesti, con il suo comportamento, può contribuire a evitare la diffusione della malattia o può contribuire pesantemente a diffondere la malattia. Fanno quindi un esperimento. Adam si mette tutta una impalcatura addosso, completamente nascosta, che termina con un tubicino che gli arriva vicino alla narice. Da questo tubicino esce una gocciolina ogni 30 secondi, una gocciolina ogni minuto, proprio molto molto lentamente, di acqua mescolata a un liquido trasparente, ma che reagisce agli ultravioletti. Quindi chiamano dei volontari, un gruppo di volontari, gli dicono che devono fare un esperimento, ma non gli dicono qual è l'esperimento. Tutto quello che devono fare è semplicemente sedersi intorno a una tavola con Adam e faranno una specie di festa, un party, bevono lo spumante, fanno dei giochi di società e vanno avanti così per un'ora. Adam accoglie il primo gruppo di volontari, si scusa perché dice «sono leggermente raffreddato, ogni tanto si soffia il naso». Dopo un'ora arriva Jamie, prende una lampada ultravioletti, dicono ai volontari qual era lo scopo dell'esperimento e quindi cominciano a passare la lampada ultravioletti sui volontari. E il tavolo, gli oggetti, i volontari, tutti quanti sono illuminati come alberi di Natale. Secondo esperimento, con un altro gruppo di volontari, che non sa qual è, di nuovo, lo scopo dell'esperimento. Fanno la stessa cosa, però stavolta Adam dice loro che oramai avevano organizzato l'esperimento, ma lui è leggermente raffreddato, quindi vorrebbe evitare di passare il raffreddore a tutti, si scusa perché deve costantemente soffiarsi il naso, da una parte lui cerca il più possibile di evitare i contatti, non so, ci dobbiamo salutare, ragazzi, andiamo di gomito, perché è tutto il giorno che mi soffio il naso. Quando è il momento di aprire lo spumante, di distribuire il pennarello, di, non lo so, fare i bicchieri, tutte le cose, lui è spesso col fazzoletto in mano, dice «apriamo lo spumante», si soffia il naso, «scusate, apra qualcuno lo spumante, non mi pare il caso che mi sono appena soffiato il naso». E di nuovo, dopo un'ora, arriva Jamie, si passa la lampada ultravioletti, come sempre Adam è illuminato che sembra un albero di Natale, ma questa volta sia il tavolo, i bicchieri, gli oggetti, i pennarelli e i volontari sono lindi e pinti. Cioè, quello che era comparso nel primo caso erano tutti illuminati dalla testa ai piedi. Nel secondo caso compare qualche misera gocciolina. Oh, guarda, c'è una gocciolina sul maglione! Oh, guarda, c'è una gocciolina sul pantalone! E basta! Perché Adam, che aveva semplicemente il naso che sgocciolava, tutto il problema di Adam era quello. Il suo comportamento nel fare attenzione alle regole di igiene, già da solo, ha contribuito non al 100%, al 10.000% a evitare la diffusione della malattia, in questo caso sotto la forma del liquido che reagisce agli ultravioletti, solo col suo comportamento. Il semplice applicare le basilari regole di igiene, per esempio lavarsi le mani, che non è inteso come mettere le mani sotto l'acqua del rubinetto per 5 secondi, bensì insaponarsi e strofinarsi bene le mani e sciacquarsi bene le mani per almeno 20-30 secondi, faccia una differenza molto importante. Utilizzare fazzoletti usa e getta quando si è raffreddati, soffiarsi il naso nel fazzoletto di carta e poi buttare via il fazzoletto, possibilmente subito, non dopo una settimana. Il famoso gesto di non tossire o starnutire sulla mano, ma nell'incavo del gomito, fare la dab, come diceva qualcuno, sono cose che contribuiscono a evitare la diffusione di germi e di batteri, e sono regole generali. Detto questo, tutto quello che è nato intorno al coronavirus negli ultimi tempi è a dir poco allucinante. Siamo arrivati alla conclusione di persone che non vogliono mandare i bambini a scuola perché ci sono dei bambini cinesi nella scuola, bambini cinesi che la Cina l'hanno vista probabilmente solo su Google Maps, persone che non vanno al ristorante cinese, no, perché gli ingredienti vengono dalla Cina, io che ordino la roba... Ah, come puoi ordinare la roba dalla Cina? Sì, perché un virus è in grado di resistere dentro una scatola o sopra una scatola che viene da Hong Kong per 40 giorni alle temperature massacranti che si deve fare nella stiva di un aereo cargo. Ragazzi, ma veramente... Ritorniamo un attimo con i piedi per terra. Poi tutte le teorie del complotto... No, ma il virus è stato creato in laboratorio! Ma dove? Ma per farci cosa? Ora, io non sono un medico, non sono un virologo, non sono un infettivologo, per cui non vi chiedo di credere a me. Vi voglio segnalare, è facile dire delle fonti molto più autorevoli, se io non sono un esperto di elio nell'uso medicale, probabilmente non mi informerò con il venditore di palloncini al parco perché 40 anni
che gonfia palloncini con l'elio. Quindi, tra le fonti che vi voglio segnalare innanzitutto il buon amico e blogger Salvo di Grazia, Matt Bunker. È un video che ha realizzato a proposito del coronavirus, video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, così andate e gli date un'occhiata. Lui è un medico, innanzitutto, quindi già è una fonte molto più autorevole di me nello spiegarvi come funziona il virus e come è il caso di approcciarsi e come è il caso di evitare certi approcci allarmistici, inutilmente complottisti. Questo per avere una base. Per quanto concerne tutte le bufale che stanno girando sul coronavirus, non posso che segnalarvi il video dell'amico Massimo Polidoro, video nel quale si analizzano con calma e con dovizia di dettagli, di nuovo, molte altre fonti, molte altre situazioni e tantissime fake news che stanno girando, a cominciare appunto da quella del virus creato in laboratorio come arma batteriologica, arma biologica. Che era una cosa anche abbastanza ovvia, perché se uno si ferma a ragionare, è stato creato come arma biologica. Come funzionano le armi biologiche? Vogliono uccidere il nemico. Come funziona quest'arma biologica? Uccide chi è già in grado di morire, probabilmente per un male raffreddore. Che è un po' come quella barzelletta che dice «Ho creato la macchina del tempo, ti porta avanti nel futuro di un'ora, e il viaggio dura solo 60 minuti». La situazione è la stessa, quindi video di Massimo Polidoro, anche quello linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata, sarà un modo molto utile di capire quante e quali bufale ci sono intorno al coronavirus. E anche se state guardando questo video molto più avanti nel tempo, anche se nel frattempo magari è stato trovato un vaccino, il video resta molto attuale, perché non riguarda in particolare il coronavirus, ma in generale qualunque situazione di emergenza medica legata a un agente patogeno. Prima che con la medicina un virus bisogna sconfiggerlo con l'intelligenza, con l'attenzione, non diffondendo bufale e cretinerie fine a se stesso. Concludiamo con un'analisi delle fonti e con un'analisi del fenomeno fatta dal grande Shai in un episodio di Breaking Italy, nel quale ha evidenziato anche delle fonti dove andare a prendere maggiori informazioni più specifiche sulla situazione, tra cui il sito da cui ho preso lo stato, che è quello segnalato da Giorgio Taverniti. Quindi anche questo episodio di Breaking Italy lo trovate linkato sul doobly-doo, lo trovate linkato sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, perché in questo modo potrete farvi un'idea più precisa della situazione. Prima di concludere ci terrei a dire qualcosa. In futuro sicuramente arriveremo a un vaccino, che è la soluzione più importante per contrastare un virus. E sull'argomento vaccini, sul quale tra l'altro tornerò sicuramente, ci sarebbe tantissimo da dire. Quello che farò sarà invece prendere questo tweet di Roberto Burioni per dire che, sinceramente, da una parte mi fanno sorridere, ma dall'altra la considero un'amara ironia. Quella categoria di persone che al momento di vaccinare i propri figli «No, i vaccini fanno malissimo!» Beh, oddio, l'unica cosa che fa male dei vaccini è l'iniezione, se chi te la fa non c'ha la mano ferma. Ma per loro i vaccini provocano ogni genere di cosa, probabilmente i vaccini provocano anche l'appiattimento della Terra. Poi però, come c'è stato un caso di meningococco in una scuola in un comune limitrofo, il cui nome della scuola somiglia vagamente a quella in cui vanno i miei figli? Ma vogliamo il vaccino per i nostri bambini anche qui? Due pesi e due misure, un gioco molto diffuso in Italia che mi ha sempre dato tantissimo fastidio. Mi verrebbe da augurare a queste persone di trovare nell'aldilà, invece delle 72 vergini dei terroristi, 72 morti di morbillo, ognuno con sei braccia come le divinità induiste, in ogni braccio, in ogni mano, un mazzafrusto, sei mazzafrusti a testa, che ve corcano de mazzate per l'eternità, perché questo vi meritereste, sinceramente. Ma eviterò questo genere di considerazioni. Un momento di sorriso, anche quello, sempre un sorriso amaro. Voi che cosa mi dite? State vivendo questa emergenza con il giusto livello di preoccupazione, non eccessive, comunque evitando situazioni ridicole? Oppure siete nella più completa paranoia e pensate che ogni cinese sia lì pronto a farvi morire fra atroci sofferenze? Prima di continuare, lasciate che vi dica: rilassatevi, la situazione sicuramente è complessa, ma non è così grave.
grave come tutte le bufale che girano su internet vogliono farci credere. Quindi relax e applichiamo soltanto le normali regole di igiene e di comune coscienza e diligenza. È sufficiente. E nel frattempo possiamo aspettare, sperare, nel pronto e veloce sviluppo di un vaccino. Detto questo, vorrei sentire la vostra, per cui parliamone nei commenti qua sotto oppure su Twitter con l'hashtag IDPOTR. Anche per oggi abbiamo concluso, come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog, vi invito, se sono riuscito a rilassarvi, a farvi pensare con un po' più di calma a questa emergenza, allora mettete pollice in alto e condividete questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, soprattutto con gli amici che possono essere particolarmente in preda a paranoia complessa in questo senso. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Questo buon profumo di nuovo iscritto non arriva da chissà quale paese straniero portando appresso chissà quale virus sconosciuto. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e ricevere occasionalmente piccole curiosità dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!